Vacanze estive 2021, in tutta Italia è sold out. Anche se con la pandemia i prezzi sono aumentati, gli italiani scelgono l'Italia. Ma a che costo? Secondo i Codacons le vacanze saranno più care, si parla di una media dell'11% in più rispetto all'anno scorso, circa 100 euro a persona su una vacanza di 10 giorni, ma dipende dalla località. I prezzi dei lettini anche giornalieri è aumentato. Di quanto è aumentato dall'anno scorso a quest'anno? 15-20 euro. Prima costavano 35 euro al giorno, ora più o meno 50. Rincari estivi, siamo a Santa Marinella, sul litorale laziale. Qua due lettini e un ombrellone sono arrivati a costare anche il 40% in più rispetto all'anno scorso. Prima costava all'incirca un'estate intera 1.500 euro. Quest'anno c'è stato un aumento di 1.000 euro. 2.500 quest'anno? Sì. Qua ci dicono tutti che sono aumentati i prezzi, ma perché? Sono aumentati perché stiamo garantendo un servizio migliore, abbiamo rinnovato tutto. Oggi con la nuova normativa ogni ombrellone che ha circa una superficie di 10 metri quadri può ospitare un massimo di 3 adulti. Stiamo andando all'isola d'Elba per capire com'è la situazione del turismo quest'anno. Dal punto di vista turistico la stagione mi pare che stia andando molto bene, il mese di giugno è partito bene con i vari weekend, ci siamo organizzati con appunto la struttura sanitaria anche per offrire ai turisti la possibilità di fare per esempio il richiamo vaccinale. Essendo le uniche ferie le faccio volentieri all'isola d'Elba per scelta, perché noi normalmente andavamo all'estero e a causa del Covid non l'abbiamo più fatto. Tanta gente che prima andava all'estero quest'anno si è riversata qua in Italia, probabilmente meglio per carità, poi qui è un posto incantevole. Abbiamo circa 200 strutture all'Elba e di queste il 40% ha lasciato il prezzo assolutamente invariato rispetto allo scorso anno e rispetto a due anni fa. Il 60% ha aumentato, piccoli aumenti diciamo dall'1 al 3%, mentre qualche caso sporadico, ne conto proprio forse uno o due, hanno aumentato i prezzi del 5%. Questi rincari da che cosa sono dovuti? Maggiori costi per noi, perché non è come prima, dobbiamo fare sanificazioni, tutto spiano quando un cliente prende il lettino, il buffet non c'è più, quindi va servito. Se si spende qualcosa in più per avere anche un servizio in più, quello va pagato. Abbiamo investito sugli spogliatoi, le docce automatizzate, disinfettanti. Quanto costava l'anno scorso un ombrellone con due lettini e quanto costa quest'anno? Costavano 30 euro l'anno scorso, 35 oggi. Sono stato un anno senza lavorare, parecchia gente non va più all'estero, ma rimane in Italia, e l'Elba dell'Elba.